Quando si parla di dissesto idrogeologico, quando si parla dell'impossibilità di gestire i servizi irrigui alla piana, quando si parla che si creano disservizi che poi alla fine portano alla richiesta di risarcimento dei danni da parte degli utenti perché si vedono allagati i loro giardini, si parla di realtà, non si parla di situazioni dettate esclusivamente da un fattore pubblicitario o fantasma, si parla di fatti veramente reali. Sembra quasi che qui ci fosse una coltivazione di riso. E non una coltivazione di agrumi o comunque prodotti che in questa terra vengono realmente coltivati. Si tratta non di acqua stagnante, ma di un'acqua che in questo momento si sta muovendo verso un fosso di scolo, rete scolante. Anche questo fosso di scolo che è colmo di canne, presenta una enorme quantità di acqua che scorre così in maniera naturale e che va a finire al mare invece di essere messa in condizione di poter servire per l'irrigazione dei campi. E questa è la situazione dell'esatto opposto dell'immagine che abbiamo visto poco fa. Praticamente canali che in questo momento non possono essere utilizzati perché atti vandalici hanno permesso di rendere non funzionale questa parte di rete irrigua perché hanno distrutto un impianto di sollevamento per rubare il rame. Per poche centinaia di euro il disservizio arrecato all'utenza è notevole. Ma la cosa che si vuole dimostrare ancora di più è che tutto questo nasce dalla mancanza di presenza del personale sul posto di lavoro, perché o si dedica ad una tipologia di lavori o se ne dedica a tutt'altra. E incrementare il servizio di vigilanza dell'ente è fondamentale per poter garantire gli equilibri funzionali di un controllo che tempo addietro era gestito in maniera dignitosa e decorosa.